Ho bisogno di te, ho bisogno di te, ho bisogno di te, ho bisogno di te, vieni, manda il tuo spirito, manda il tuo spirito. Signore, manda il tuo spirito d'amore, illumina la mente, il cuore e l'anima. Ho bisogno di te, ho bisogno di te nella mia vita, ho bisogno di un re. Sei tu il re, Sei tu il re, sei tu il re, Gesù. Tu non mi lasci cadere, non rinneghi il tuo amore. Gelo, scalda questo gelo, ora. Amami, manda il tuo spirito, salvami, questo desidero davvero, illumina la mente, il cuore e l'anima. Ho bisogno di te, ho bisogno di te nella mia vita, ho bisogno di un re. Sei tu il re. Sei tu il re. Sei tu il re, Gesù. Lasci cadere, sei vicino, non rinneghi il tuo amore, sento il tuo respiro, un vento soffia leggero, ora io ti vedo, ora io ti sento. Dentro di me, dentro di me, dentro di me. Grazie. Mi chiamo Chiara, sono cresciuta in una famiglia cristiana che sin da bambina mi ha insegnato a avvicinarmi alla fede. Quando avevo 5 anni, mia madre cominciò a frequentare una comunità del rinnovamento dello spirito e così anche io e mia sorella cominciamo questo percorso di fede che ci ha accompagnato nella crescita e mi ha insegnato a pregare e a rivolgermi in maniera semplice a Gesù, come ad un amico, a cui raccontare le mie difficoltà e i miei dubbi. Ma soprattutto mi ha insegnato a condividere la fede coi fratelli che camminavano con me. All'età di 18 anni, in un pellegrinaggio, incontrai Enrico e pochi mesi dopo ci fidanzammo.
Nel fidanzamento, durato quasi 6 anni, il Signore ha messo a dura prova la mia fede e i valori in cui dicevo di credere. Dopo 4 anni, il nostro fidanzamento ha cominciato a barcollare, fino a che non ci siamo lasciati. In quei momenti di sofferenza e di ribellione verso il Signore, perché ritenevo non ascoltasse le mie preghiere, partecipai ad un corso vocazionale ad Assisi e lì ritrovai la forza di credere in Lui. Provai di nuovo a frequentare Enrico e cominciammo a farci seguire da un padre spirituale. Ma il fidanzamento non ha funzionato, fin tanto che non ho capito che il Signore non mi stava togliendo niente, ma mi stava donando tutto e che solo Lui sapeva con chi io dovevo condividere la mia vita e che forse io ancora non ci avevo capito niente. Finalmente libera dalle aspettative che mi ero creata, ho potuto vedere con occhi nuovi quello che Dio voleva per me. Poco dopo, contro ogni nostra aspettativa, superate le nostre paure, abbiamo deciso di sposarci. Nel matrimonio il Signore ha voluto donarci 2 figli speciali, Maria Grazia Letizia e Davide Giovanni. Ma ci ha chiesto di accompagnarli soltanto fino alla nascita, ci ha permesso di abbracciarli, battezzarli e consegnarli nelle mani del Padre in una serenità e una gioia sconvolgente. Quella che adesso seguirà è la testimonianza di 3 persone, io mi sono di unica testimonianza, una testimonianza molto bella, sono appunto la Daniela Salernitano, una ginecologa, e 2 giovani coniugi, Enrico e Chiara. Diciamo che tutti e 3 un pochino fanno parte un po' di questa parrocchia, anche se Enrico e Chiara abitano un pochino lontani. Adesso vi racconteranno un po' la loro esperienza, un'esperienza viva, un'esperienza concreta, un'esperienza reale e anche abbastanza recente. Si sente così? Allora, io mi chiamo Chiara, ho 25 anni e sono sposata da 1 anno e pochi mesi con Enrico. E questa sera, se ce la faccio, vi racconterò la storia di nostra figlia Maria Grazia Letizia, che è nata a giugno di quest'anno, il 10 giugno. E l'anno scorso, dopo nemmeno 1 mese di matrimonio, abbiamo scoperto di essere in attesa e, oltre alla gioia, diciamo che sono subentrate subito anche le paure umane del fatto che io mi ero appena iscritta alla specialistica all'università e lavorava solo Enrico, e quindi ci chiedevamo se saremmo riusciti ad andare avanti con tutte le spese che si sarebbero presentate. Però, come il Signore ci aveva aiutato nel matrimonio, eravamo sicuri che ci avrebbe aiutato anche in questa gravidanza. E quindi è arrivato il momento di fare la prima visita, ma non avevo una dottoressa che mi seguiva. E così mi sono ricordata che poco prima di sposarci, cercando casa, avevamo conosciuto una coppia di 2 giovani sposi che vendevano la loro casa. E è stato, diciamo, colpo di fulmine, perché appena siamo entrati dentro casa loro ci siamo sentiti subito accolti, abbiamo visto le foto delle missioni a cui loro partecipavano e questo ci ha colpito tanto. Prima di andare via, il marito, sapendo che stavamo per sposarci, ci ha lasciato il biglietto da visita della moglie, che ha detto: fa la ginecologa e specialista in ostetricia, quindi se vi potrà servire magari in futuro. E così, quando mi è servito, anche se mi sembrava assurdo andare da una sconosciuta alla prima gravidanza, mi aveva ispirato fiducia, quindi l'ho chiamata e sono andata alla prima visita. È andato tutto bene e quindi ci siamo dati appuntamento per dopo Natale. Nel frattempo abbiamo cominciato a dirlo a parenti ed amici e ognuno a modo suo ha cominciato a fare progetti su questa gravidanza, perché quasi per tutti era scontato che, siccome eravamo giovani, non avevamo problemi di nessun tipo, e soprattutto per i credenti, il fatto che noi credevamo nel Signore, eravamo così vicini in un certo senso alla Chiesa, era scontato che con noi il Signore sarebbe dovuto essere più che generoso. Era proprio un discorso lineare. E
questa cosa io e Enrico non l'abbiamo mai accolta veramente così, però abbiamo accolto la gioia comunque delle persone che c'erano a fianco. La seconda visita di controllo, anche questa inizia bene, tutto era a posto e Daniela mi dice: guarda, penso proprio che state aspettando una bambina. Quel giorno sono andata alla visita da sola perché Enrico era ricoverato in ospedale per farsi asportare una ciste che non si sapeva nemmeno di che entità fosse, se fosse grave o una cosa semplice. Poi, ringraziando Dio, si è rivelata una cosa semplice. E quindi ero da sola. E abbiamo iniziato l'ecografia e ho visto Maria muoversi. E solo dopo un po', dopo vari tentativi, quasi come se lei stesse tentando di nascondere qualcosa, a un certo punto ho visto il viso di Daniela cambiare espressione e ho capito subito che c'era qualcosa che non andava. Però stranamente sono rimasta tranquilla, ho aspettato che lei parlasse e mi spiegasse che cosa stava accadendo. E a un certo punto mi ha detto: guarda Chiara, purtroppo qui c'è una malformazione grave che non si potrà curare. Non posso dirti di più perché effettivamente bisogna fare subito un'ecografia di secondo livello per vedere l'entità del danno e vedere se sono implicati anche altri organi. E in quel momento non so come descrivere la mia sensazione, però mi sono rivenute in mente tutte quelle persone che ci dicevano che noi avremmo avuto un figlio sano, che era scontato. E sapevo che il Signore ha sempre qualcosa di diverso per noi, non tutto va come noi pensiamo. E quindi in quel momento l'unica preoccupazione era il fatto di pensare di come adesso me lo dico a mio marito. Cioè, siamo sposati da un mese, dico, a nessuno piace dare le brutte notizie. E tantomeno, insomma, mi piaceva darla a mio marito. Sono andata a fare la seconda ecografia di controllo. E questa volta l'ecografia era tridimensionale e a colori, quindi ho potuto vedere chiaramente anch'io qual era il problema, si vedeva proprio senza ombra di dubbio. La scatola cranica di Maria non si era formata e quindi, anche se lei si muoveva perfettamente, sembrava si ciucciasse il dito, era lì che scalciava, diciamo che per lei non c'erano possibilità. Quindi il medico che mi ha visitato mi ha detto: ma come mai non ho fatto un'ecografia prima? E io, già che ero piena di rimorsi e di complessi di colpa, ho detto: perché avrei potuto prevenire questo? E lui mi ha detto, un po' stupito, mi fa: no, però avremmo potuto interromperla prima. È stato un po' un colpo basso, perché comunque io avevo appena visto Maria muoversi, cioè era chiaro. Era palese il fatto illogico che effettivamente Maria non poteva sopravvivere dopo la nascita, però era altrettanto palese che lei era viva. Cioè, lei era lì e stava facendo di tutto per crescere. Quindi io non me la sentivo proprio di andare contro di lei, mi sentivo semplicemente di sostenerla come potevo e non di sostituirmi alla sua vita. Quindi sono tornata a casa. E quella notte Enrico è rimasto in ospedale, quindi ho avuto una notte un po' travagliata, cercando di preparare un discorso, di pensare: ma adesso come glielo dico, perché non potevo dirglielo in ospedale appena operato. Per fortuna, col fatto che era sotto anestetici, le sue domande erano un po' vaghe, quindi l'unica cosa che riusciva a chiedermi: ma è maschio o femmina? È maschio o femmina? E gli ho detto: guarda Enrico, non so come mi è venuto in mente. Gli ho detto: è femmina, però l'ecografia era rotta, non si vedeva bene, dico, quindi dovremmo fare un altro accertamento.